Finita Italia-Stati Uniti, video commento, penso sarà breve, insomma, anche se qualcosa da dire c'è e niente, direi di partire adesso. È finita Italia-Stati Uniti, come peggio probabilmente non sarebbe potuta finire perché insomma le chance di battere gli Stati Uniti erano ridotte al lumicino, le chance di battere questi Stati Uniti erano sotto lo zero. Detto questo, vanno anche fatte due parole, insomma, su quella che è stata la prestazione generale. Non tanto per le cattive percentuali, siamo abituati e soprattutto la difesa degli Stati Uniti ha costretto a cattive percentuali, poi noi le rendiamo cattivissime. Ma soprattutto perché da una nazionale che con un coach motivatore o presunto tale come Pozzecco non mi sarei mai aspettato di vedere entrare in campo veramente delle amebe. Non c'è stato mai un momento della partita in cui qualcuno abbia alzato la voce, in cui si sia provato a dare la scossa. L'unico che mi sento di commentare in positivo è il buon Simone Fontecchio, che fino al quinto fallo ha provato in ogni modo, con stoppate, con giocate di agonismo, a trascinare questa squadra verso una più onorevole sconfitta ed ennesima uscita ai quarti di finale. Non c'è molto da dire, se non che siamo stati surclassati dall'inizio alla fine della partita, senza mai avere la possibilità di provare a ricucire un pochettino lo strappo e quantomeno non perdere di 40 punti. È stata probabilmente la partita più brutta giocata dalla nazionale italiana che io ricordi, è stata la più brutta quella con la Repubblica Dominicana, siamo riusciti a peggiorare, ma almeno questa volta gli avversari erano i più forti e sono i più forti al mondo. Gli Stati Uniti hanno fatto la loro partita, fatta di pressione a tutto campo, molte volte zona press, recupero di palloni e transizione veloce con attacco nei primi secondi dell'azione. E non abbiamo veramente capito niente. Se oltre a questo ci mettiamo che in transizione difensiva rientravamo molto più lentamente di quanto loro attaccassero, abbiamo fatto veramente il frittatone finale. Io ci tengo, continuo a ribadire il concetto. Io non ce l'ho con Pozzecco e ho condiviso tutte le parole del post partita di Melli e di Datome. Parlano di sfortuna, certo. Tu hai fatto il tuo, gli Stati Uniti hanno perso con la Lituania. Giocando in questo modo, però, signori miei, perdevi con la Lituania, perdevi con Capoverde, perdevi con Libano, perdevi probabilmente contro tutti. Quindi non stiamo parlando di una prestazione comunque buona dell'Italia al cospetto di una squadra nettamente più forte. Siamo di fronte alla peggior prestazione dell'Italia contro la miglior prestazione della squadra più forte. Le due cose sono concise e sinceramente non penso di aver mai visto una cosa di questo tipo. Lay-up sbagliati in campo aperto, palle perse, rientri difensivi ai due all'ora. Dopo i primi 2 minuti di partita, la mia impressione è che tutti, compreso l'allenatore, l'avessero già data per persa. Ed è una cosa che comunque lascia quel senso di amarezza che, oltre a una sconfitta che ti fa uscire da un mondiale, è anche la sconfitta avvenuta in questo modo, senza proprio armi da porre contro i più forti. Armi che apparentemente la Lituania e il Montenegro prima e la Germania in premondiale hanno messo in atto, hanno dimostrato di avere. Pozzecco a fine partita ha dichiarato prima che nessuno si aspettava di arrivare ai quarti di finale, poi che il sorteggio è stato facile e che non arrivare ai quarti di finale sarebbe stato quantomeno, insomma, poi si è fermato perché forse si è reso conto anche lui di aver ammesso
che tutto sommato i quarti di finale erano l'obiettivo minimo per questa nazionale a confronto con chi erano le altre contendenti, le altre squadre dei due gironi. Fatto sta che, certo, passando primo ti aspettavi di incontrare non Team USA. È andata così, si parla di sfortuna. Purtroppo, ragazzi, lo sport è questo, si vince e si perde. Anche gli Stati Uniti vincono e perdono. Perdono molto più spesso di quanto vincano. Anche il Canada vince e perde. Ed ora, dopo l'uscita dal mondiale, ci aspettano due partite di classificazione, quindi giovedì si giocherà di nuovo. Per quanto mi riguarda non le seguirò più live su Twitch, anche perché ho dovuto prendere permessi da lavoro per poter guardare in live le partite con chi ha avuto il piacere, insomma, di seguirle. Ringrazio ovviamente tutti voi per la pazienza e, insomma, per la partecipazione. E andiamo avanti, guardiamo avanti verso il preolimpico che ci potrebbe dare l'accesso alle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno. È stata di fatto l'ultima partita ufficiale o con un senso di Gigi D'Atome, che è stato il motivo per cui poi alla fine con la Serbia siamo riusciti a riagguantare la partita e a ribaltarla con Fontecchio. Chi potrà rimpiazzare D'Atome all'interno di questa nazionale è un grande punto di domanda. Può farlo Procida? Ci vorrà del tempo, ci vorrà della fiducia. Quale sarà il futuro di Polonara, vero oggetto misterioso di questi mondiali? Quale sarà il futuro di questa ossatura di nazionale italiana? Chiaramente, dovessimo arrivare alle Olimpiadi, mi immagino che le Olimpiadi saranno lo spartiacque tra quello che è stato e quello che sarà. È una nazionale che ha regalato emozioni, che ha avvicinato la gente ovviamente alla pallacanestro, e speriamo che questo possa generare interesse da parte dei giovani nel praticare poi lo sport della pallacanestro e finalmente, insomma, avere una base di atleti su cui poter provare a costruire qualcosa di importante. Ricordiamoci com'era la Germania qualche anno fa, ricordiamoci com'era la Lettonia qualche anno fa, ricordiamoci tante altre nazionali com'erano invischiate nella mediocrità qualche anno fa, e guardiamo adesso quanto siano cresciute. L'obiettivo deve essere quello di fare sempre un passo avanti, di guardare sempre avanti, e spero in qualche modo che lo sia anche per voi e per chi gestisce poi la nazionale. Signori, è stato un piacere seguire questi mondiali con voi. Si ripartirà a parlare di NBA, datemi un paio di giorni di riposo e per chi vorrà probabilmente seguiremo la finale dei mondiali in diretta su Twitch live. Ragazzi, non c'è molto da dire, signori, se non appunto che uscire con gli Stati Uniti ci sta, è la classica uscita a testa alta per chi è abituato a sentire questi termini. Uscire però così, senza nemmeno l'onore delle armi, senza combattere, senza nulla, fa un po' cadere le braccia. Signori, è stato un piacere. Ci vediamo prossimamente. Il Franz.